Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video faccio il pagellone della serie il calciomercato. Allora, Atalanta voto 7 perché mi è piaciuto per come ha fatto un buon mercato, ha comprato Muriel e Malinovskyi, quindi per me è un buon giocatore, quindi per me 7. Bologna 6, buon mercato, non ci sono state tanti boom di acquisti. Nel finale è stato comprato Medel e niente, per me il Bologna prende 6,5, per me è un voto meritatissimo. Brescia 7,5. Allora, perché ho messo 7,5 al Brescia? Non solo ha confermato tutti, quasi tutti gli storici della promozione in A, però ha comprato Balotelli e sinceramente se lo merita il 7,5 per quello che ha fatto vedere. Cagliari 8+, ho messo 8+ al Cagliari perché sinceramente, guardando Nainggolan, Nandez ex Boca Juniors, ha comprato tanti buoni giocatori. Olsen ha comprato, Simeone, Fiorentina 7,5. Con tutto il rispetto, io non volevo mettere questo voto, volevo mettere 6,5. Domani non vi perdete la tattica del Napoli, la mia formazione, perché ci sarà molto da dire sulla formazione e sul modulo, ne dirò di tutti i colori. 7,5 la Fiorentina, che compra Castrovilli, compra Boateng e fa un buon acquisto come Ribery. Veramente Ribery quest'anno mi è piaciuto. Genoa 7+, non solo ha comprato Schöne, uno dei tanti eroi della storica semifinale degli Ajax, ma ha comprato tantissimi giocatori, quindi per me farà benissimo. Lazio 7+, veramente la Lazio veramente quest'anno non mi è piaciuta. Lecce 6, sufficienza più che piena, non ci sono stati tanti particolari colpi tranne Babacar nel finale, però niente. Parma 6, sinceramente il Parma che conferma Sepe e Grassi, poi si conferma anche Jorginho e va a prendere Kulusevski. Roma 7,5, compra un sacco di buoni giocatori, Mkhitaryan, Zappacosta, vabbè, compra un sacco di giocatori. Sampdoria 5-, mercato insufficiente, veramente insufficienza, nulla da dire. Sassuolo 7, ha confermato Berardi, ha comprato Traoré e veramente ha fatto una buona campagna, ha comprato Ciccio Caputo, Exen. Spal 5-, ha comprato Berisha che non mi piace, ha comprato tanti giocatori che non mi piacciono, quindi per me la Spal è insufficiente. Torino 6,5, allora sinceramente il Torino ha fatto una buona campagna acquisti, io gli volevo mettere 6, però gli ho messo 6,5 proprio per il fatto di Verdi e niente. Udinese 6, buon mercato. Verona 5,5, mercato insufficiente, quindi io penso che faranno brutte cose. Comunque lasciate tanti like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!